Dove eravamo rimasti, direbbe un grandissimo professionista, inarrivabile dal mio punto di vista, come Enzo Tortora, che tra l'altro fu costretto ad assentarsi da TV per motivi ben più seri rispetto ai miei, però ci troviamo nella stessa situazione. Torno a casa questa sera e nuovamente torno a dire buonasera amiche e amici sportivi, bentornati al nostro appuntamento settimanale, il consueto, con il calcio uguale per tutti. Un saluto dal re di vivo Mariano De Rose. E come ogni settimana parleremo di quanto è successo nel weekend, tra l'altro giornata di campionato ancora da ultimarsi, devono ancora giocare Genoa, Chievo e Udinese, Bologna, ma i temi di discussione non mancano, partendo appunto dal Napoli, quello che è successo venerdì sera al San Paolo con gli azzurri di Maurizio Sarri che hanno regalato un vero e proprio cappotto, sarà un po' per l'atmosfera natalizia, i regali, anche la temperatura che si abbassa, all'Inter di Stefano Pioli. Da questo chiaramente partiremo parlando assieme ai nostri ospiti, che parto presentando il solito Enzo Famiglietti, che non è solito come sempre perché questa sera vestirà la toga ideale non più del pubblico ministero ma dell'avvocato difensore. Buonasera Enzo. Eccezionalmente farò il difensore e nella vita bisogna sempre essere versatili, soprattutto nella professione di giornalista. Li confondi parecchio i nostri telespettatori, perché oggi, oltre a vestire appunto la toga dell'avvocato difensore, ti sei messo anche la giacca, quindi anche il look e duttile cambia a seconda dei momenti. Look rinnovato e anche ruolo per Enzo Famiglietti. Poi è un piacere ripresentarvi anche per questa settimana un signore prima di tutto e poi un grande conoscitore di calcio, anzi una cosa contestuale per quanto mi riguarda nel definirlo. Pasquale Difenzo, buonasera Pasquale. Ciao, buonasera e bentornato anche a te Mariano. Grazie mille. E ritroviamo anche con molto piacere l'amico Dino Di Somma, l'avvocato Dino Di Somma, che torna con noi anche, non so, sei tornato anche durante la mia attesa, assenza se non sbaglio. Sì, già diverse volte, bentornato anche a te. Hai portato bene al Napoli? Sì. Ok, allora, sì. Va bene, allora puoi stare. E poi ritrovo, perché voi ormai siete abituatissimi alla sua presenza, alla sua sagoma inconfondibile, Francesco Infranca. Buonasera Francesco. Buonasera. Sei caldo Francesco, questa puntata, un passaggio sulla cultura, sull'attualità, penso che sia pressoché inevitabile, il referendum, non so, settimana scorsa avete parlato di Dapo Elkan, avete già consumato il tema, insomma. Mi chiedi di Dapo Elkan perché Famiglietti ha detto che è versatile, si è vestito con la giacca, è inguardabile, fammi comprendere. Buono Francesco, non arriviamo subito ad attaccare il PM Famiglietti, anzi l'avvocato difensore Famiglietti che mi sa che questa sera affiderà le unghie. Alla tua sinistra ritroviamo il sempre solo e unico e vero avvocato, anzi il secondo vero avvocato di questa sera, però idealmente il primo, il nostro amico Leopoldo Balsamo. Ciao Leopoldo, buonasera e bentrovato. Bentrovato a te e buonasera ai telespettatori. E poi se c'è stato il passaggio, è passato all'altra sponda Enzo Famiglietti, è passato anche all'altra sponda il nostro amico avvocato giuridica. Infatti l'ho lasciato aperto proprio per farmi correggere, il nostro avvocato difensore ex, anzi il nostro PM questa sera, Sergio Curcio. Buonasera Sergio. Buonasera, bentrovato. Buonasera a voi. I nostri amici della giuria, capitanati nuovamente dal mio grande amico Walter Vitale, a cui signori io farei un applauso per aver assunto il timone durante questo mese mio di inattività. Tra l'altro io per sdebitarmi, già gli ho detto, gli pagherò un ciclo di terapie da uno psicanalista, perché anzi uno psicologo, perché chiaramente ne avrei bisogno dopo questo mese di follia. Ciao Mariano, buonasera a tutti e ti volevo dire, guardare la compagnia che ho, credo di stare meglio di te. Infatti, grazie. A casa, ciao, amore. Buonasera anche alla splendida Valentina Curcio. E poi, tra l'altro, buonasera anche ai nostri amici sponsor che anche questa settimana ci consentono di essere qui. Il vino, il Codino, ormai un'etichetta, un marchio inconfondibile e inimitabile, così come quello dei fratelli Carfora, vendita stufe, gas e pellet. Bene. Rotti gli indugi, andrei a leggere quello che è il capo di imputazione di questa settimana, di questa puntata del calcio uguale per tutti, che recita: sotto accusa i soloni e i catastrofisti che avevano addirittura chiesto l'esonero di Maurizio Sarri. La vittoria casalinga con l'Inter è il riscatto del suo Napoli. Sergio, questa sera iniziamo da te, ma questi soloni chi sono? Beh, io questi disfattisti. Vorrei cominciare col fare una precisazione importante. Prego. Perché vedo che l'avvocato difensore che difende in primis se stesso ha già dei colori da sconfitto. È vero che è blu notte, però io vedo che sembra un nero azzurro, quindi credo che la sua mise sì, vabbè, ma sembra più nero, per favore, hai sbagliato anche i colori stasera, sei sconfitto in partenza, perché devi difendere te stesso, poverino.
Questa è la verità. È un mese che stai lanciando accuse, strali, improperi contro il Sarri, contro il Napoli e puntualmente come l'araba fenice, visto che tu dici che questo Napoli è quasi votato alla distruzione con un allenatore di cui lui la settimana scorsa, se ricordate, ha chiesto l'esonero. Non ha nemmeno detto potrebbero esonerarlo. No, ha chiesto l'esonero ufficiale dell'allenatore. E allora io vi dico, lui è un disfattista, perché i Soloni sono gli altri, quelli che credono di conoscere il calcio, che pontificano. Lui, da buon avvocato di se stesso, cercherà di fare il meglio, ma credo che poco possa fare dopo una prestazione come quella del Napoli, e ribadisco inferiore a quella del Sassuolo, perché il calcio ancora una volta, e qui chiedo l'aiuto dei signori testimoni, ha dimostrato quanto sia effimera la gioia o la capacità di esaltarsi e di prostrarsi di fronte a una sconfitta. Il Napoli contro l'Inter, che ha giocato una gran partita, ha rischiato di prendere 3 gol, e allora altra accusa di cui si dovrà difendere l'avvocato Famiglietti. Reina, il problema portiere, devi vergognarti da un punto di vista tecnico e giuridico per quelle nefandezze che hai detto, perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra con gli attributi, una squadra agevolata sicuramente anche dall'Inter, ma ha dimostrato di essere una squadra in salute, che non aveva problemi atletici, aveva soltanto dei problemi mentali, come ce li avrà domani sera, e soprattutto aveva dei problemi di carattere anche di sfortuna, perché la Dea Eupalla contro il Sassuolo ha detto che 2 tiri in porta del Sassuolo, un gol e una traversa. Il Napoli ha tirato più di quanto non abbia fatto contro l'Inter ed è riuscito a segnare una sola volta. Con l'Inter la fortuna, ma grazie, anche la Sergio, disgrazia dell'Inter. Quindi direi, Soloni è catastrofista, per favore. Così, come si faceva ai tempi dell'antica Roma. Pollice giù, da condannare assolutamente. Grazie PM, è chiara l'accusa del nostro PM, Enzo, mi sembra proprio un'accusa allora, personale. A proposito di esoneri, intanto, mentre qualcuno temeva che Sarri potesse rischiare la panchina, è stato esonerato Matteo Renzi, sembra. Però vabbè, la politica è un gioco, il calcio tema, è una cosa seria, quindi parliamo seriamente di calcio. Il termine disfattista o catastrofista è un termine assolutamente inappropriato, perché nel calcio c'è un dato di fatto, che la verità del campo è insindacabile, i numeri non sono un'opinione. E fino all'ottima partita con l'Inter, che è stata sicuramente la migliore prestazione del Napoli in questa stagione, il Napoli era reduce da un filotto sicuramente non esaltante. Appena 3 vittorie in 11 partite, e anche lo score al San Paolo era negativo. Nelle ultime 6 gare il Napoli ne aveva vinta 1, pareggiata 3 e perse 2. È la legge del calcio, signori, caro avvocato Curcio. Il calcio tu lo segui da tanti anni come giornalista ed opinionista e sei anche un addetto ai lavori. Sai benissimo che nel momento in cui un allenatore non ottiene dei risultati, questo allenatore va sotto processo e la panchina è messa inevitabilmente in discussione. È successo ad inizio stagione in Premier League con Conte al Chelsea. Dopo 4-5 giornate c'era chi chiedeva la sua testa. Sarri aveva totalizzato una serie di risultati non brillanti e la legge del calcio ha fatto sì che andasse sotto accusa. Adesso la prova con l'Inter ha cambiato completamente lo scenario in casa, ma è l'emotività del gioco del calcio. Se vinci una partita sei un angelo, se la perdi sei un demone, è sempre così. Quindi testa bassa, così come il profilo, è vero che il Napoli ha vinto contro l'Inter,
giustamente l'avvocato Famiglietti è una rondine che comunque non fa primavera. Aspettiamo, attenzione, aspettiamo anche il verdetto di domani sera in Champions League. Gesti apotropaici da parte perché di tutti, domani sera il Napoli in Champions League si gioca una fetta importante della sua stagione. Ci arriveremo. Se avrà continuità il Napoli che ha battuto l'Inter, allora Sarri rinforzerà sì definitivamente la propria panchina, io credo anche fino a fine stagione. Arriveremo a parlare anche del tema Champions League. Pasquale, si è parlato a lungo ogni volta che il Napoli ha raccolto una vittoria in campionato di un cosiddetto brodino, perché di fondo c'era un momento un poco difficile per la squadra di Maurizio Sarri, ma questa vittoria contro l'Inter suggella un po' quella che è la rinascita della squadra. Si può dire che se c'è stata crisi, e crisi c'è stata, ormai è finita? Speriamo di essercela buttata alle spalle questa specie di crisi, se crisi c'è stata. Sicuramente non era crisi di gioco, ma crisi di risultato. Questo è innegabile, perché lo ha detto lo stesso Sarri, forse col Sassuolo il Napoli ha giocato meglio che con l'Inter. E se quel tiro di Cagliacon al 90° andava dentro, sarebbero cambiati tutti i giudizi. Qua diceva prima l'avvocato, da una partita all'altra cambiano, no, da un minuto all'altro cambiano i giudizi, cambiano i risultati, cambia tutto, perché alla fine contano i tre punti. E speriamo che dopo questa prestazione, che è sicuramente, ma forse anche quella del... negli ultimi due anni, tre anni addirittura, una delle più convincenti. Perché io non, cioè, ecco, vorrei ricordare i tweet di Balotelli, che comunque non ha niente a che vedere col Napoli, ha fatto due tweet che è rimasto impressionato dal gioco e del Napoli. E questo in quanto, diciamo, la quota di partecipazione dell'Inter in questa prestazione così dominante del Napoli, è quantificabile? Ma è come al solito, dove finiscono i meriti, esatto, e dove cominciano i demeriti. L'Inter sicuramente non è una squadra organizzata, ben organizzata, ma è sicuramente una squadra, certo, di piena valore, una rosa di tutto rispetto. A parte che è costato moltissimo, ma comunque i giocatori innegabilmente sono degli ottimi giocatori. Pioli non è l'ultimo arrivato, è uno di quei quegli operai della panchina italiani che ci sanno fare, e quindi forse è più merito del Napoli che demerito dell'Inter. Quindi tanto di cappello al Napoli, l'Inter è una squadra di enorme valore, però diciamo un po' a metà. È un po' a metà, 55, 60 e 40, come il referendum. Dino di Napoli, è vero che Sarri ha messo, scusami Dino di Somma, è vero che Sarri ha messo la squadra, ma i giocatori sono stati i veri protagonisti nel match contro l'Inter, perché Zielinski ha fatto una partita, a mio avviso, strepitosa, così come lo stesso Diawara, non partita strepitosa, però ha, diciamo, dominato su Kondogbia, che mi viene da, diciamo, da accostare prima di cromatici, no? Tutti e due, e non si capisce chi sia da valutare 35 milioni e chi no. Poi è tornato al Biol, insomma la squadra c'è stata, al di là della mano dell'allenatore, dei meriti che si vogliono riconoscere da Sarri. È fondamentale perché rende anche tutto il resto della difesa. Io volevo fare un piccolo escursus storico, proprio da questi microfoni, nella trasmissione del 21 di novembre avevamo praticamente detto che il campionato era finito, io invece mi sono opposto dicendo di aspettare il 17 di dicembre per quanto riguarda la testa della classifica, perché c'è Juventus-Roma, alla luce dei risultati di ieri. Il campionato non è finito in testa, come non è finito naturalmente per il Napoli, che ha mosso la classifica giocando benissimo e col Sassuolo e con la derelitta Inter, che l'Inter si vede che ha cambiato tre allenatori e non ha superato un girone abbordabile di Europa League. Quindi, però comunque ci sono dei L'Inter meriti. Che ha perso 10 partite sulle 20 giocate fino a ogni stagione. Io ho amici interisti che praticamente sono veramente alla frutta, sono molto, molto disperati. Il Napoli ha giocato benissimo, ha giocato senza Milik, ha giocato senza Martens e ha giocato senza Higuain, se mi concedete la battuta. Ed è una squadra che deve essere, squadra che vince non si cambia, si dice, e quindi deve continuare così sperando di superare il turno domani sera e guardare con fiducia, perché il calendario, come dissi precedentemente,
tra Cagliari, Torino e Firenze potrebbe ancora inserirsi per la lotta per posizioni più alte. Il prossimo turno di Serie A sarà molto importante per la squadra di Sarri, perché come hai già detto ci sarà l'incrocio Roma-Milan, senza dimenticare Roma-Milan lunedì prossimo. Torino, anzi io ti volevo un attimo ricordare che hai ricordato il Monday Night di Verona e di Udine, io mi aggiungerei anche un Benevento Cesena in Serie B. Quello, in tutti i paesi del mondo sono sintonizzati per vedere Benevento Cesena. Francesco Infranca, io però ti devo fare la domanda su due che sono stati sempre bersagliati in questa trasmissione, che chi più e chi meno, cioè chi più sicuramente come Reina, ma anche Gabbiadini, venerdì hanno mostrato il loro valore. Gabbiadini ha dato segnali di vita e Reina invece è stato determinante. Contro l'Inter, Reina sembra un altro... No, sì, da encefalogramma piatto sembrava muoversi. Qualcuno ha detto che addirittura negli spogliatoi si sia cambiato da solo senza l'aiuto di una colf. Allora, io avevo usato parole anche estremamente poco, come dire, educate nei confronti di Gabbiadini, me ne ero anche scusato pubblicamente sia per televisione che su Facebook. Che fai, il Lulic del calcio vuole per tutti? Credo che, io avevo detto già la settimana scorsa, avevo visto la partita allo stadio, mi domandavo i motivi per il quale Sarri lo avesse sostituito dopo un'ora, perché stava comunque muovendosi in una certa maniera funzionale non solo alle sue giocate, cioè attaccare sempre lo spazio tra i due difensori, ma anche per essere di aiuto alla squadra. Con l'Inter ha fatto una discretissima partita e parliamo di mercato, sento fare tanti nomi e sento accostare a tali nomi delle cifre importanti, Pavoletti piuttosto che Zaza. Io credo che il Gabbiadini visto con l'Inter valga Pavoletti e Zaza. Zaza, tra le altre cose, se Gabbiadini è stato recuperato o è in via di recupero, se va via a gennaio e entra Zaza, pigliamo un depresso da neuropsichiatria infantile, perché non solo non ha visto il campo mai con il West Ham, ma i tifosi del West Ham hanno fatto una colletta per pagargli il biglietto di aereo per farlo rientrare in Italia, praticamente cacciato a pedate da Londra. Dunque se noi leviamo un depresso che pare non sia più depresso, ne facciamo entrare un altro alla quale invece dobbiamo però fare. Però è vero che Zaza e di Gabbiadini è anche un'altra personalità, cioè Gabbiadini dietro dopo una cosa del genere da parte dei tifosi chiaramente sarebbe entrato in depressione, Zaza anche da buon meridionale è capace che avrà una reazione proprio di orgoglio. Io penso che Zaza abbia avuto il suo tornaconto sul piano economico andando al West Ham e il tornaconto, l'affarone tra virgolette, lo abbia fatto la Juve. Io sono dell'idea che il calcio italiano stia subendo un ridimensionamento. Zaza ha fatto tanti gol Ascoli in B e si è guadagnato la possibilità di fare la A col Sassuolo, dove è andato in doppia cifra, ha fatto 16-17 gol e si è giocato la carta alla Juve. Io credo che Zaza sia un giocatore che possa giocare e fare tanto bene a Sassuolo, a Bergamo, con la Sampdoria, in piazze medie. Credo che lo stesso Pavoletti non sia il giocatore adatto per questo Napoli. Con i problemi fisici dello stesso perché ha problemi fisici. E poi parliamoci chiaramente, 28 milioni di euro, io credo che il buon De Laurentiis a gennaio 28 milioni di euro non li caccia neanche se gli promettono che venga Bandanara, no Icardi. Però onestamente Pavoletti che venga a fare il centravanti, sono gli stessi problemi secondo me anche sul piano fisico. Io ripeto, se è questo Gabbiadini, terrei Gabbiadini. Il problema secondo me è che lui non vuole più rimanere qua perché il Napoli non gli vuole più fare il rinnovo del contratto. Quindi un'altra chance a Madonna Gabbiadini, sperando che mentalmente, emotivamente si sia ripreso il calciatore. Ma ritorniamo sul capo di imputazione, Leopoldo. Tu con chi ti schieri? Io penso che quantomeno per motivi diciamo geografici sei più dalla parte del PM Curcio. Sono da parte di Sarri e lo sono sempre stato. Quindi adesso mi dispiace, ma sembra inutile di difenderlo dopo una partita. No, poi io sono da parte di Sarri. Sì, ma non devi vergognarti. Attacca il catastrofista. No, ma non io non ha... allora. Non puoi attaccare il catastrofista. Allora, e il soprattutto allora, prima nell'orecchio mi hai detto peste e cose. Il calcio, oltre che dai addetti ai lavori, tutti i media nazionali e locali. Dopo il filotto non positivo di Sarri,
ne hanno messo in discussione la duttilità tattica, l'autorità nello spogliatoio e ne hanno anche messo in discussione il futuro. Quindi io non sono stato l'unico, sono stato forse tra i primi a dirlo, ma poi è stata un'opinione diffusa. Poi è stata un'opinione diffusa perché, come ho detto poc'anzi, nel calcio quando non arrivano i risultati sul banco degli imputati finiscono, ci va l'allenatore. Certo. Del resto, come si dice, vox populi, vox dei. Ma non ci può andare tutta la squadra, perché è normale, insomma, che ci vada l'allenatore. Uno solo, la squadra sono 25, dovrebbero cacciare tutte e 25. E allora è più facile cacciare l'allenatore, nonostante che le colpe possano essere dei calciatori. E di colpe dei calciatori in questo periodo ne hanno avute tante, cominciando dall'errore di Jorginho, col passaggio indietro contro il Benfica, Jorginho, Besiktas, Koulibaly, Roma, Salah, insomma, non è, cioè, è chi più ne ha più ne metta, no? Insomma, quindi, cioè, il calcio è fatto, quindi sono errori singoli, non dico che hanno... è fatto soprattutto di episodi, ma è fatto anche di episodi, quindi gli episodi contano tantissimo. Un episodio cambia tutto. Certo. Ti cambia la folata di vento, il ciuffo d'erba, la palla invece di prenderla di collo pieno netto la prendi un po' di esterno e quindi va sul palo, come è successo con il tiro di Caglione, no? Che se l'avesse preso di collo pieno la palla entrava in porta. Quindi è proprio sleale mettere proprio sotto accusa in generale un allenatore come Sarri, che tra l'altro vive anche di un certo credito. Io non so se avete mai fatto dello sport, l'allenatore conta al 30%, non di più. 30%, per il resto contano i calciatori, e i calciatori che vanno in campo, se c'hai i calciatori buoni va bene, le nozze si fanno sempre con i confetti, non con i fichi secchi, e i fichi secchi noi puoi fare. Goulam contro la Roma, a proposito. Goulam contro la Roma, ma Goulam con i Goulam cross contro la Juventus. Goulam con i cross durante la partita del Besiktas, non so a chi la passava sta palla, insomma, o a chi volesse passarla. No, facciamo, questo è il discorso. Io ritengo che le colpe di Sarri magari ci sono anche state. Che, insomma, però sono più evidenti, sono più tangibili gli errori dei singoli, certamente, che sommati hanno creato questa situazione, questo ritardo in campionato. Quando mi riguarda Sarri non è assolutamente da condannare, c'è chi ha delle colpe ancora maggiori e dopo ce li svelerai. Questo certamente ci sta, chi ha delle perché siamo colpe molto curiosi, anche perché più gente mettiamo sul banco degli imputati, più sarà longeva la nostra trasmissione, più ciccia abbiamo per le puntate. Intanto io chiamo il primo stop pubblicitario, ci vediamo fra poco. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. Oh.
Residenza Villa Santa Maria di Quarto, molto più di una semplice casa di riposo. Il nostro impegno è far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, rispettando le loro necessità. Camere doppie, ma soprattutto tutti i servizi, l'assistenza e il comfort necessari alla vita dell'anziano. La permanenza non ha vincolo di tempo e può variare dal weekend fino al soggiorno di diversi anni. Villa Santa Maria si distingue per gli ampi spazi interni ed esterni, il verde dei suoi giardini, l'assistenza con operatori sociosanitari 24 ore su 24, la pulizia degli ambienti e i tanti servizi come lavaggio biancheria, parrucchiere, alimentazione corretta e bilanciata e attività di gruppo. Residenza Villa Santa Maria, via Paolo Emilio Imbriani 1, quarto, Napoli. Telefono 081 19 24 78 95, con servizio di controllo video a distanza in tempo reale per osservare i tuoi cari via internet. Un'emozione che nasce dal cuore. Per rendere il tuo evento indimenticabile, ti aspettiamo a Villa Iovis il Cigno, immersa in un'oasi di verde nel Parco Nazionale del Vesuvio. In un'atmosfera di gran classe. Villa Iovis Eventi ti offre un servizio di altissimo livello, sale con aria condizionata, cucina nazionale e internazionale. In via Cifelli, a Tre Case al Vesuvio, uscita Torre Annunziata Nord. Info 081 537 14 55. VillaIovis.com, tra i migliori, è probabilmente il migliore. Seconda parte del Calcio Uguale per Tutti. Come sempre, quando inizia la seconda parte, la parola va alla giuria, al nostro presidente della giuria, fino a qualche settimana fa presidente del tribunale, però conserva sempre la carica di presidente, tipo Berlusconi. Prego, Walter. No, non mi accomunare a personaggi particolari. Lasciamo stare queste... Lasciamo la politica fuori, esatto. Ma a livello Lasciamo calcistico... la politica società. Fuori da questo tribunale. Ci sono i tribunali appositi per parlare di politica. Niente, io volevo fare una domanda a tutto il parterre, ovviamente. Oggi stiamo incensando la partita del Napoli con l'Inter, perché il Napoli ovviamente ha vinto 3-0. Però io mi permetto di dire, visto che la partita l'ho vista ben due volte, perché venerdì l'ho vista con il trasporto del tifoso, quindi certe cose all'occhio del tifoso non saltano. Il giorno dopo però l'ho rivista di nuovo intera. Io posso dire, non voglio essere presuntuoso, ma a mio parere il Napoli ha giocato molto meglio con la Lazio e con il Sassuolo piuttosto che con l'Inter, perché tra Lazio e Sassuolo il Napoli ha concesso 3 tiri in porta agli avversari. Con la Lazio c'è stata una topica di Reina e con il Sassuolo una diagonale sbagliata di Chiriches e di Sai, mentre con l'Inter il Napoli ha rischiato tanto. L'Inter ha avuto 4-5 palle gol, ma importanti. Reina è stato bravissimo in due occasioni, Perisic ha sbagliato un colpo di testa sul 3-0, un tiro a giro dal limite dell'area, Icardi che poteva metterla dentro ma invece di tirare ha fatto il cross. Allora io vi chiedo, col Benfica serve il Napoli che lascia tutti questi spazi o serve il Napoli che non fa tirare in porta gli avversari? Domanda rivolta a tutto il parterre, ma per ragioni di tempo, diciamo, facciamo rispondere idealmente un solo ospite. Io mi permetterei di passare la palla al saggio Pasquale, prego. Col Benfica serve a un Napoli che non perda, che possibilmente vinca, perché così facciamo anche il primo posto. Però guardando anche gli altri gironi, forse converrebbe più fare il secondo posto. Anche se io non sono poi del tutto convinto che il Besiktas vada a vincere in Ucraina. Poi dipende da come si mettono le cose. Io ricordo sempre quella maledetta Marsiglia Borussia Dortmund. Quindi... Da quella già francesi e tedeschi, sai, è difficile che possano confezionare un biscotto, ma se l'hanno fatto loro potrebbero farlo anche in Ucraina, quindi è meglio metterci le spalle al sicuro e non perdere. Però il Napoli non può andare là per non perdere, perché il Napoli quando gioca per non perdere finisce col perdere. Il Napoli non sa gestire il risultato, il Napoli quindi deve andare per vincere. Ma cerchiamo di non consumare subito il tema Champions. Deve andare per vincere, ha gli uomini per poter vincere quella partita e quindi speriamo che le cose vadano in un certo modo. Poi se si pareggia non è la fine del mondo. Torneremo più tardi sulla Champions, perché sennò No, rapidissimo, volevo dire una cosa sull'Inter. L'Inter, prego. Dal mio punto di vista è stata la peggiore squadra vista al San Paolo.
Quindi proprio così secco, nonostante la simpatia cromatica. Il Sassuolo è stato in partita, ha dimostrato di avere praticità, l'Inter è andata subito allo sbando. Ha avuto 5 palle gol. Esatto, ma poi due gol, Napoli contro l'Inter, dal mio punto di vista, ha fatto una grande prestazione. Ma rimaniamo, però l'Inter rimaniamo sul capo di imputazione, Enzo, e... diciamo, regaliamo questa perla ai nostri amici telespettatori, un'esclusiva che ci hanno riportato i nostri uomini, le nostre orecchie, i nostri occhi all'interno degli spogliatoi del Napoli. Non facciamo i nomi, però gente affidabile. C'è una notizia, la notizia è la seguente: nello spogliatoio del Napoli, nel dopo Sassuolo, ci sarebbe stato un animato confronto tra alcuni calciatori. E pare che Reina abbia preso, come si suol dire, in mano la situazione, è stato un confronto ed un mettere gli accenti nei punti giusti. Si è parlato in maniera, sembra, abbastanza animata, e Pepe Reina ha mostrato di essere quello che è, il vero leader dello spogliatoio. E dopo questo confronto tra i calciatori del Napoli, pare sia stato siglato quello che alcuni chiamano spesso un patto per la vittoria. Sono stati smussati degli angoli, sono stati ritrovati degli equilibri e sono state ritrovate delle intese che poi potrebbero aver fatto maturare anche questa vittoria, questi tre punti importanti contro l'Inter. Non era il problema del Napoli per sei il pregato di non PM. Interrompere Francesco. Quando è stata data una notizia importante in esclusiva, ti faccio un attimo. E vorremmo sapere il parere vostro, dei nostri testimoni, per venire incontro anche alla tua posizione abbastanza sempre molto oggettiva in riferimento a Sarri, ma il patto è stato siglato con Reina da sponsor quest'anno. L'anno prima Reina sembra aver dettato a Sarri il cambio di modulo dal 4-3-1-2 al 4-3-3, ma quindi Reina ha un ruolo fondamentale, lo sapevamo, all'interno della gestione della squadra del Napoli. Lo abbiamo detto prima della trasmissione a microfoni spenti, in certi momenti potrebbe sembrare che l'allenatore sia Reina al pari di Sarri, o comunque Reina pare avere un ruolo di allenatore Sarri in campo. Sarri in porta e invece Reina in panchina, un cambio di gestione. Francesco, guarda, non vorrei infierire, ma parla tu per favore. Sergio rispetto alla seriamente. Io sono d'accordo con quello che diceva Walter. L'Inter ha avuto 3-4 occasioni importanti se non dico che ha avuto 3-4 importanti per fare gol e il portiere le ha sventate, non ci arrivo, insomma. Questa notizia del confronto nello spogliatoio, cosa ne pensate? Abbiamo sempre detto che al Napoli mancano a vari livelli persone che abbiano fatto calcio a certi livelli, scusate il suono cacofonico. Credo che Reina, se davvero, oltre a essere un ottimo portiere, ha queste capacità di demiurgo e di grossi attributi, magari l'anno prossimo, o tra due anni, io direi più l'anno prossimo, magari leva la maglia, quella aderente con quei colori osceni, mette una bella giacca e una bella cravatta e fa il dirigente, perché a questa società, perdonatemi, non voglio tornare a fare battute, come qualche settimana fa ho letto che la primavera è stata catechizzata dal figlio del presidente che gli ha fatto un discorso motivazionale, cioè a prescindere dalla battuta semplice, il buon Edo che parla di motivazioni, che tena la mangiatoia bassa, e dunque presumo che sia difficile che possa fare discorsi motivazionali. Penso che i discorsi motivazionali all'interno dello spogliatoio li debba fare chi ha fatto tanto. Io penso che Reina possa nei prossimi anni avere un ruolo determinante come dirigente all'interno Quindi di questa società. Quindi ben vengano questi discorsi all'interno dello spogliatoio, ma non c'è il rischio a questo punto che venga, l'allenatore venga detronizzato da personalità così importanti come quella di Reina? Assolutamente, perché io penso che ogni allenatore ha i suoi uomini di riferimento, alle persone di cui si fida. Quindi non c'è da scandalizzarsi se avvengono queste cose. Quelli che gli danno dei consigli, lui accetta dei consigli. Comunque, ritornando per un momento alla domanda della giuria, io vorrei ricordare che oltre ai tre punti
ci sono una trentina di milioni in palio, perché passando il turno De Laurentiis fa un bel colpaccio e c'è un'ulteriore cosa: se il Napoli, toccando tutti i metalli di questo mondo e facendo tutti gli scongiuri, non dovesse passare il turno, quei 30 milioni vanno alla Juve. Vabbè, quindi un motivo in più, chiaramente, milioni, cioè, un motivo in più per perché ci sono per 60 milioni 100. Da dividersi, sono due squadre, se passano tutte e due il turno si dividono 30 milioni, se passa solo la Juve, e la Juve penso che a questo punto possa solo passare, oltretutto si sempre, becca tutti i 60 sempre tornando milioni. Sul momento del, sul momento del Napoli, un'altra, diciamo, voce che è stata che rimbalzata negli ultimi giorni e che a questo punto approfittiamo per riportarla, riguardava una, diciamo, un certo riappacificamento che sembra essere scattato fra Maurizio Sarri e De Laurentiis in occasione anche di questa partita fondamentale nella stagione del Napoli. Non lo so, Enzo, l'ha sbloccato su Twitter. Allora, i rapporti, come noi avevamo anticipato su persempre-napoli.it e in questa trasmissione, Sarri e De Laurentiis non si parlano da quest'estate, un rapporto molto incrinato. Adesso De Laurentiis sta giustamente pensando di ricostruire questo feeling con l'allenatore, però aspetta la partita di domani sera. De Laurentiis non ci parla con mezzo mondo, ma De Laurentiis, no, se non parla fa io bene. Direi, io quindi direi sono mezzo mondo che non vuole parlare con De Laurentiis. Sono i suoi modi che irritano, e quindi è facile che un carattere fumantino come Sarri, toscanaccio, può darsi che si sia in qualche modo rigelato, però io spero e voglio credere, voglio sperare che non ci sia mai stato niente di serio. Niente di serio, soltanto normali problemi, diciamo, che stavo in qualsiasi azienda. Ma Dino, cerchiamo anche di fotografare il momento delle altre squadre di Serie A, quantomeno di quelle che più insidiano il Napoli al vertice della classifica, perché è indubbio che il Napoli debba fare la corsa per i primi tre posti. Sabato hanno giocato Juventus-Atalanta e ci sono state le classiche, diciamo, chiacchiericci del caso con l'Atalanta, che è stata accusata di essersi scansata dinanzi alla Juventus, cosa che tra l'altro ha ammesso Buffon nelle settimane precedenti. Ora a vedere se anche questa volta è capitato. E poi un'altra partita molto interessante, di cui chiederò a te ma anche ai nostri ospiti, è quello, il derby, chiaramente, il derby Lazio-Roma, con quello che è successo anche in campo fra Strootman e Cataldi. Allora, la Juventus, cose che non fanno bene al nostro la Juventus match. Ha battuto una buona Atalanta che sta meritando il campionato che sta facendo, e l'ha rimessa alla fine, ma non c'è riuscita, purtroppo. Non è che l'Atalanta si sia uccisa di fatica in questa partita, mi è passo. Ma alla fine i valori vengono sempre in alto, e la Juventus ha nel DNA la sua voglia di vincere. Ma lasciamo perdere arbitri e tutto il resto appresso che ne possa riguardare. Lazio-Roma l'ho vista, e la Roma ha fatto sua la partita, vuoi per degli errori madornali e clamorosi della difesa laziale, però alla fine la grande sapienza di Spalletti e i giocatori che sono in campo, Strootman, Nainggolan, ma soprattutto Perotti fa un lavoro oscuro. Perotti era stato evidenziato ancora di più dall'assenza di Salah. Esatto, ma non solo Salah, ma anche Florenzi, Emerson adattato come esterno alto. La Roma ha fatto un partitone, ha battuto questa Lazio, l'ha ridimensionata senza tifosi per il problema annoso della curva divisa. Ed è un campionato che, come io ho detto il 21 di novembre da questi microfoni, è ancora aperto fino al 17, ma ad oggi tra Napoli e Roma tu chi vedi più avanti? Adesso un tantino la Roma. Al momento un tantino, ma il campionato anche è lungo, la stagione è lunghissima, ragazzi, finisce a maggio, il campionato è lunghissimo. Del resto poi le partite impegnative il Napoli le ha anche già fatte tutte. E poi chiedevo a Dino prima, Francesco, proprio quello che è successo in campo fra Strootman e Cataldi, perché tra l'altro è stata la copertina per certi versi della giornata, non una scena piacevole. Tu a microfoni spenti dicevi che la fortuna di Strootman forse è stata quella di gettare l'acqua in faccia, diciamo, a un giovane calciatore come Cataldi. Facciamo un giro più ampio. Secondo me negli ultimi anni c'è una poca professionalità dei giocatori in mezzo al campo. Una volta c'era il rispetto dell'avversario, oggi invece sono nemici l'uno con l'altro,
E sono d'accordo con quello che dicevi poc'anzi, lo ribadisco a telecamere accese, l'unica fortuna di Strootman, che già si è comportato come un uomo stercorace quando sputò alla curva al San Paolo prima di uscire, queste cose da vigliacchi, da gente senza, da eunuchi, io sono d'accordo, l'ha fatto con un ragazzino, tra le altre cose è passato e il ragazzino c'aveva la faccia girata, neanche con le palle di guardarlo negli occhi. Se lo faceva con Paolo Di Canio, io però Paolo Di Canio lo rincorreva fino a Piazzale Clodio e lo gonfiava come una zampugna. Ma a prescindere da queste cose, gli esempi che si danno ai tifosi, i giocatori non devono dare esempi, ma devono essere non professionisti ma professionali. Se tu ti comporti così con un avversario, cosa fai nello spogliatoio con un compagno di squadra? È un po' quello che diceva Maradona quando successe l'annoso problema tra Icardi e Maxi Lopez. E lui disse: se si fosse comportato così nel nostro spogliatoio non sarebbe uscito vivo dallo spogliatoio. I giocatori di una volta, quando il campionato di Serie A negli anni 90 era il campionato per eccellenza, surrogato adesso dalla Premier, è finito perché non ci sono personalità, sono mezzi giocatorini che si riempiono di tatuaggi, di orecchini, di Porsche Roadster e di scosciate, ma poi stretto stretto, stringi stringi, sono tutti mezzi giocatori, o tanti di loro sono mezzi giocatori o, come direbbe la buon'anima di Rambone, giocatorini. Tra l'altro in questa, diciamo, in questo calderone molti ci butterebbero, ci lancerebbero anche un nome come quello di Mario Balotelli, che a mio avviso è un calciatore di tutto rispetto. Leopoldo, questo è un altro di quei nomi che negli ultimi giorni è tornato a fare breccia nei cuori dei tifosi del Napoli, anche dopo le parole al miele di Maurizio Sarri. O meglio, se si va a leggere potrebbero essere al miele, poi chi lo sa. Non mi piace dire, l'ho già detto, lo dissi durante l'estate, la trasmissione che facevamo durante l'estate, io avrei voluto vedere Balotelli nelle mani di Sarri, per vedere se gli mettesse quel neurone in più nel cervello per farlo rinsavire e quindi farlo diventare un calciatore, perché lui è un calciatore, è bravissimo e lo sappiamo tutti, per me è un campione. Penso che sfido chiunque a dire che non è un campione, purtroppo ha i suoi momenti che dipendono esclusivamente dal suo Paoletti, Zazza, dal suo, io Balotelli lo prenderei ieri, non siamo già in ritardo, ieri avrei già preso Balotelli, insomma, il problema sembra che gli manchi il numero di giunta, sono sempre convinto che venendo a Napoli lui cambia completamente, dà una mano fortissima a questa squadra, e poi penso che con un giocatore come Balotelli ne possiamo vincere veramente tante. Così parlo Leopoldo Balsamo. C'è una domanda di Valentina Cuccio che penso sia destinata a tuo padre, no? Quindi una cosa rimane in casa. Sì, sì. Allora, venerdì abbiamo assistito finalmente al tanto atteso esordio di Rog, questo giocatore tanto acclamato da De Laurentiis e dalla piazza, quanto ignorato un po' apparentemente almeno dall'allenatore, da Sarri. Io volevo chiedere se vi è piaciuto l'esordio e quindi questi 15 minuti giocati, che cosa vi hanno trasmesso, e se lo impieghereste subito, quindi già a partire da domani. Sergio, Rog è pronto? Rog è un ottimo giocatore, ha giocato bene, però è entrato in una partita che era già chiusa perché era sul 3-0. Ho capito vedendolo perché Sarri ci abbia messo tanto a farlo giocare. Lui è portato a giocare sull'uomo, contro l'uomo, creare l'uno contro uno, mentre Sarri vuole massimo due tocchi a giocare palla e liberarsi per andare nello spazio. Quindi è chiaro che questo difetto, che può essere sicuramente corretto, difetto per Sarri, in una zona dove lo vede Sarri impiegato, è controproducente per il gioco del Napoli, che è un gioco di rapidità, di velocità nell'esecuzione della creazione della manovra. Altro sarebbe vedere il Rog che abbiamo visto qualche volta con la Dinamo Zagabria, dove giocava quasi dietro le punte e quindi aveva quasi una posizione da trequartista, dove l'uno contro uno poteva essere anche un'arma vincente. E guardate che venerdì sera si è visto che due o tre volte che ha preso palla
ha puntato subito l'uomo, ha cambiato passo ed è andato via ricevendo anche, subendo anche qualche fallo. Quindi direi che sicuramente la presentazione di questo giocatore di 21 anni è positiva. È chiaro che in un gioco come quello del Napoli posso capire anche il perché Sarri abbia aspettato un tantino, perché l'ha dovuto mentalizzare. Volevo chiudere su quello che ha detto il nostro oggi avvocato difensore di se stesso, che brutto cliente che ha, e per un motivo molto semplice, perché effettivamente... Non sono, obiezione, non sono avvocato difensore di me stesso, oggi rappresento solamente quell'ampia parte dei media che hanno messo in discussione la gestione della squadra da parte di Sarri dopo che aveva vinto appena 3 partite su 11, che per una squadra che ambisce, non dico allo scudetto, ma alle parti alte della classifica, è un po' pochino. Va bene, ha fatto un'errata corrige, diciamo, secondo lui. Volevo entrare nel merito di quella che è stata la notizia che ha detto, ma io credo, e con questo non è che voglio andare contro quello che ha detto Vincenzo, in qualsiasi famiglia dove regni perlomeno un minimo ancora di armonia, fermo restando che c'è un pater familias non troppo accondiscendente su certe situazioni, io credo che sia stato corretto e giusto da parte di Reina, di Sarri, di vedersi magari non subito dopo la partita col Sassuolo, perché chi ha giocato a pallone sa che bisogna far sbollire prima l'ira, ma la rabbia, la tensione che si è accumulata soprattutto per una partita finita non benissimo, ma che nei giorni immediatamente successivi ci possa essere stata questa riunione in cui ci sia stato, l'allenatore lo ha chiesto e i giocatori, a cominciare da Reina, abbiano confermato la loro volontà di dare una sterzata, una svolta decisa all'atteggiamento avuto in campo, nel quale diciamo anche la fortuna ha avuto una sua parte non di secondaria importanza, credo che sia, ecco, forse non è tanto la riunione in sé, ma quanto il fatto che abbiano voluto cementare, abbiano voluto cementare questo rapporto per creare un futuro più importante per ci tengono ai risultati, ci tengono alla squadra, anche perché ripeto, le prossime 2 giornate vedranno degli scontri diretti. Certo. La Roma è impegnata prima contro il Milan, poi con la Juve che c'ha il derby contro Torino, il Torino, che non è facilissimo, soprattutto per il Torino. Il taglio che io avevo dato alla notizia, per dirlo giornalisticamente, infatti era un taglio molto positivo di questo faccia a faccia, dal quale poi sarebbe scaturita questa grande prova contro l'Inter, quindi era un taglio, una notizia positiva senza dubbio. E infatti. Quindi sottolineiamo soltanto appunto il carisma di Reina. Prego, volevo dire che oggi ho letto da qualche parte che durante l'allenamento avrebbe fatto un gol favoloso e il resto della squadra si è fermato ad applaudirlo. Quindi, anche il portiere che avrebbe dovuto parlare. Siccome Sarri è molto attento a quello che succede durante la settimana, e se è vera questa notizia che ho letto, non ricordo dove, tanto su qualche sito, poi non so da dove l'abbiano preso, visto che gli allenamenti non sono pubblici, ma qualcosa sarà trapelato, magari se non è proprio così, un fondo di verità ci deve essere. Potremmo anche aspettarci qualche sorpresa, non credo domenica con Sarri ha dimostrato che una volta poi pronti i calciatori schierati non ha problemi a rischierarli anche la settimana seguente. Infatti Enzo, poi, tornando anche da te, che tu giustamente nelle scorse settimane, ma non solo tu, recriminavi questo scarso uso da parte di Sarri dei nuovi acquisti, adesso praticamente li ha utilizzati tutti, non manca più nessuno all'appello. Aspettiamo Tonelli in campionato, non è nella lista Champions, aspettiamo... E non fa neanche parte di questa, diciamo, strategia della linea verde del aspettiamo Napoli. Aspettiamo una gestione... contro il Milan. Con la primavera, Giara. Aspettiamo da parte di Sarri una gestione più equilibrata della rosa. Sì, vediamo che succederà ancora nelle prossime partite. Insomma, io l'avevo criticato, molti media avevano criticato Sarri per la sua carente duttilità tattica. Aspettiamo anche la partita di Lisbona, perché, come abbiamo detto, il calcio, il campo insindacabile. Ma le situazioni cambiano di partita in partita. È un taglio positivo o è un taglio
pesto. È un taglio a perdere. A piacere suo, avvocato. Taglio, è un taglio interlocutorio di attesa degli eventi. Lei è una è vera un taglio ciccia. Saggio. È continua è una nella peste. Linea dura. Signori, 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 manteniamo contegno e decoro all'interno di quest'aula di tribunale, però mi raccomando. Ogni tanto ci vuole. Ci vuole, sì. Perché poi non è che dopo, insomma, dovrà dire io... Nada, l'avevo detto. Bravo, avvocato, bravo, avvocato. È menagramo. Menagramo, proprio, mamma mia. Questo non lo si può fare col Napoli, e facciamolo per altre situazioni. Ma perché non diventi per la sola Juve, per esempio? Sergio, questo è un attacco all'uomo. Allora, ragazzi, le opinioni dei giornalisti... Purtroppo, non dico cambiano continuamente, ma per fare un esempio, parto dal, prendo uno spunto letterario, c'è cioè una grande opera, un un'altra grande lettera libro di San Paolo, che si chiama La verità del momento, di uno dei più grandi giornalisti italiani, Bernardo Valli, per tanti anni corrispondente in tanti paesi del mondo. Il calcio è fatto di verità del momento, ecco perché in certi momenti possono sembrarvi disfattisti, in altri momenti certe opinioni possono sembrare venire da vecchi saggi, ma sono sempre verità del molto momento. Filosofico il nostro Enzo, questo Pantarei, questo deve giustificarsi, questo... dire che in taluni momenti della storia calcistica avrà ragione pure De Laurentiis. Bravo. Ti prego, questo per cortesia no. Significa questo esagerare. Alla fine, certo, se dovesse arrivare uno scudetto al Napoli nei prossimi 100 anni avrebbe ragione anche De Laurentiis. Nei prossimi cento anni non interessa. No, io penso che dovremmo fare un po' prima. Pasquale, parlo io a nome della categoria. Questo l'ho detto, non voglio vedere la stella, perché sarebbe troppo. Ma un altro, nato scudetto, nato a festa. Non c'è due senza tre. Prima De Laurentiis vive la giornata, adesso pensa al film di Natale. Oltre un colossa la colossa. Non è arrivato ancora l'appello ad andare a vedere il film di Natale, me lo aspetto. Vabbè, ma forse perché Pasquale. Ne parleremo delle prossime puntate. Pasquale, per favore, è proprio una emerita schifezza. Siamo già fatto già un fuoritema abbastanza ampio perché appunto avevamo un po' di tempo residuale, ma adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi dritti fino alla fine. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. Residenza Villa Santa Maria di Quarto, molto più di una semplice casa di riposo. Il nostro impegno è far sentire a proprio agio tutti gli ospiti, rispettando le loro necessità. Camere doppie, ma soprattutto tutti i servizi, l'assistenza e il comfort necessari alla vita dell'anziano. La permanenza non ha vincolo di tempo e può variare dal weekend fino al soggiorno di diversi anni.
Villa Santa Maria si distingue per gli ampi spazi interni ed esterni, il verde dei suoi giardini, l'assistenza con operatori sociosanitari 24 ore su 24, la pulizia degli ambienti e i tanti servizi come lavaggio biancheria, parrucchiere, alimentazione corretta e bilanciata e attività di gruppo. Residenza Villa Santa Maria, via Paolo Emilio Imbriani 1, quarto, Napoli. Telefono 081 19 24 78 95, con servizio di controllo video a distanza in tempo reale per osservare i tuoi cari via internet. Un'emozione che nasce dal cuore. Per rendere il tuo evento indimenticabile, ti aspettiamo a Villa Iovis il Cigno, immersa in un'oasi di verde nel Parco Nazionale del Vesuvio. In un'atmosfera di gran classe. Villa Iovis Eventi ti offre un servizio di altissimo livello, sale con aria condizionata, cucina nazionale e internazionale. In via Cifelli, a Tre Case al Vesuvio, uscita Torre Annunziata Nord. Info 081 537 14 55. VillaIovis.com, tra i migliori, è probabilmente il migliore. Terza e ultima parte del calcio è uguale per tutti. Il tema di oggi lo voglio ricordare, il popolo napoletano, mi avrebbe a dire contro Enzo Famiglietti, invece no, contro... No, giudice sia imparziale. Perché già mi sembra sconfitto. Sono imparziale anche perché alla faccia già della sconfitta. Ripeto, le opinioni, le critiche, il fatto che Sarri potesse finire sulla graticola è stato riportato da tutti i media. Oltretutto tu non difendi te stesso, ma l'uomo intrappolato nello specchio. Devo dire una cosa, è pirandelliana il suo tentativo di difesa. Ho fatto un guai, avvocato, volevo fare un passaggio così facile. Perché è uomo di cultura, oltre a essere un sub. Sentiamo un poco Walter, che ha qualcosa di interessante da dire sicuramente. Prego Walter. Ovviamente, visto che siamo nell'ultima parte, vorrei fare una considerazione sulla partita di domani, che è fondamentale per la stagione. Il Benfica venerdì, in contemporanea con il Napoli, ha perso una partita con il Marittimo per 2-1, facendo giocare la squadra titolare, quindi non facendo il turnover come tutti si aspettavano, ed è la seconda sconfitta stagionale dei portoghesi. La prima è stata a Napoli, proprio con il Napoli. Io credo che il Napoli debba partire dal secondo tempo di Besiktas Benfica, perché se è vero che il Benfica è riuscito a fare 3 gol in 20 minuti, è anche vero che ha concesso ai turchi, che non sono una grandissima squadra, una rimonta impressionante. Dovrebbe giocare titolare Luisao, che è praticamente un ex giocatore, quindi il Benfica potrebbe avere dei problemi in fase difensiva, e per questo vi chiedo: meglio giocare con Gabbiadini oppure iniziare con Mertens falso 9? Quindi domanda, spunto di riflessione tattico, Enzo, iniziamo da te chiaramente. Vista la prestazione di Gabbiadini contro l'Inter, dal mio punto di vista decisamente il caso di giocare con Gabbiadini, perché Gabbiadini sembra essersi ritrovato, e io almeno dalla mia incompetenza, non sono un tecnico, sono uno che il calcio l'ha sempre raccontato, ritengo che la soluzione con Gabbiadini centravanti debba essere sia quella giusta. Mertens e il falso 9 non mi convince, quindi per me Gabbiadini a Lisbona, anche perché oramai dovrebbe aver ricaricato le batterie, perché contro l'Inter ha giocato bene, a un certo punto sembrava quasi fosse una sfida personale tra lui e Handanovic, quindi è stato un Gabbiadini molto frizzante, molto vivo. Sembra averlo ringalluzzito. Pasquale, tu questo tridente come te lo immagini? Gabbiadini, e come lo vorresti? Gabbiadini tutta la vita, lo diciamo non da adesso, l'abbiamo detto anche quando Gabbiadini aveva deluso, anche perché è l'unico che può. E poi tenendo presente che Mertens è l'uomo degli ultimi 20 minuti, sperando che non serva, perché se deve entrare Mertens vuol dire che dovremo recuperare qualcosa, quindi speriamo che al posto di Gabbiadini magari facciamo entrare un centrocampista, perché dobbiamo mantenere
un bel 0-1 di vantaggio, ma quindi Gabbiadini sicuramente. Certo c'è il rammarico che potevamo essere la prima squadra europea a qualificarsi alla fine del girone, alla fine del girone di andata, e invece ce la stiamo giocando fino all'ultimo minuto. È un peccato. Tra l'altro la qualificazione doveva essere chiusa in casa con Besiktas e Dinamo Kiev. È stato assurdo arrivare a Lisbona e fare un dentro fuori su un campo, quello di Lisbona, su cui, signori, può perdere anche il Real Madrid o il Barcellona. Quindi bisognava vincere in casa con il Besiktas e la Dinamo di Kiev, che sono due buone squadre, ma non irresistibili. Che tra l'altro poi il popolo va un po' in controtendenza con quelle che sono state le tue richieste espresse a Sarri, perché appunto un sondaggio di Per Sempre Napoli ha evidenziato che invece il popolo del web gradirebbe Insigne, Mertens e Caion come tridente d'attacco, quindi a discapito di Gabbiadini che andrebbe in panchina. Ma forse in considerazione del fatto che andiamo a giocare fuori casa in un campo difficilissimo, non dimentichiamo che il Benfica è, per gloria, per tradizione, è una certo. delle squadre più titola, anche se ha perso non so quante finali, perché sul Benfica pare che ingomba una maledizione. Speriamo che questa maledizione domani continui e quindi andiamo a favore avanti del Napoli. Nino, tu ti schieri con Pasquale per quanto riguarda il discorso Gabbiadini o con il popolo del web che vede più Mertens? Allora, domani sera al Daluz è fondamentale passare il turno. A prescindere dagli interpreti? A prescindere dagli intendimenti e dalle interpretazioni della formazione. Deve giocare, io credo, quella Gabbiadini titolare e Mertens, che è un giocatore che può spaccare la partita. Nella sua ultima giornata ne ha risolte tante. Nel DNA del Napoli e nel DNA di Sarri c'è il 4-3-3. Si dice in gergo il pullman dentro all'area, che è una frase che a me non piace. In teoria potrebbe fare anche questa partita, ma è fondamentale per il proseguo della stagione passare il turno, perché non solo per gli introiti, potrebbe arrivare un Barcellona a febbraio, potrebbe arrivare un Real Madrid. Adesso non ricordo bene le prime e le seconde, perché addirittura se Napoli arriva primo potrebbe prendere Leicester di Ranieri e sarebbe abbordabile, quindi comunque sarebbe incassi e poi retrocedere in un'Europa League malagolatamente che non ha lo stesso appeal. Ecco, infatti questa è anche un'altra domanda che volevo fare ai nostri ospiti, ma questa retrocessione, anche se proprio di retrocessione non si può parlare perché sarebbe un ripescaggio a conti fatti, in Europa League è normale che provocherebbe tanta delusione a Napoli, quantomeno per il fatto di non affrontare squadre blasonate come il Barcellona e il Madrid, squadre che hai appena nominato, ma dal punto di vista, diciamo, della fattibilità, dell'obiettivo, arrivare fino in fondo in una competizione europea, anche se non prestigiosa come la Champions, è da buttare via? Purtroppo qui col Dnipro, 2 anni fa, a maggio, successe quello che è successo. Però ci arriviamo vicini. Erano vicinissimi. E c'è il Siviglia che paradossalmente potrebbe retrocedere ancora e chissà se vincere la quarta Europa League, anche se non ha più Emery, che adesso è a Parigi. Ripeto, pullman in mezzo all'area, il Napoli deve passare il turno, è fondamentale domani sera al Daluz fare il risultato per il prosieguo della stagione, per il morale, e poi magari a gennaio, magari sotto l'albero, chissà, magari arriverà un bel regalo da parte della presidenza e tutto che potrà il film di Natale incassi bene. Vabbè, le premesse ci sono perché del film di Natale escono 3-4 cinepanettoni, la scelta. Quindi tu stai dicendo che non sarà un non film sarà facile che farà sbancare diventare troppo il cinepanettone natalizio numero uno. C'è bella concorrenza, pare. Difficile, molto difficile. Sì. Anche perché ormai solo la concorrenza è agguerrita, ci sono anche i film. Francesco, per quanto riguarda questa partita contro il Benfica, è normale, tutti quanti auspichiamo appunto la vittoria finale, ma un passaggio in Europa League tu lo escludi a priori, ti deluderebbe in ogni caso, anche se ci fosse la possibilità di arrivare fino in fondo? Questo però non te lo garantisce nessuno, altrimenti penso che in tanti metterebbero la firma per fare la finale dell'Europa League e magari anche conquistare comunque un trofeo che alzi, un trofeo prestigioso. L'anno dopo ti fa fare la finale di Supercoppa con la vincitrice della Champions League. Però io credo che sia prematuro, perché tra le altre cose vorrei evitare di retrocedere in Europa League. Credo che la partita di domani sia le partite che vogliono giocare tutti i giocatori. Questa è una finale, è anticipata come finale, nel senso che almeno per le due squadre che giocano è una finale, gara secca a casa di un avversario in trasferta, non devi perdere.
Dunque domani si vede la sostanza di questa squadra. Io dico Gabbiadini centravanti, ma non solo. Io dico i due interni di centrocampo, gli intermedi, gli stessi di domenica, cioè Amsic, Zielinski, perché la partita domenica l'hanno cambiata loro due, attaccando i centrocampisti dell'Inter alle spalle, con la collaborazione della squadra che è stata estremamente brava nel girare velocemente la palla, però come hanno attaccato costantemente Zielinski ed Amsic i centrocampisti dell'Inter alle spalle, dunque hanno scaricato palla e sono andati lunghi a attaccare lo spazio profondo senza palla. Credo che in una squadra che non ha un centravanti importante, ma che ha Gabbiadini che si sta, tra virgolette, riprendendo, la possibilità di fare gol con gli inserimenti dei centrocampisti, se è solo Amsic è limitativo, se è Amsic e Zielinski è un'arma in più alle potenzialità dell'attacco del Napoli. Quindi è superiore alla mancanza di un centravanti di ruolo, delle caratteristiche di Milik con gli strappi di calciatori come Zielinski, quindi un consiglio in più a Maurizio Sarri, non mi sarei mai permesso, così, un desiderio da mettere nella letterina da presentare a Babbo Natale, invece il tuo desiderio, già che appunto siamo in tema, allora, richieste natalizie, è Napoli Benfica? Se devo ragionare da tifoso, è chiaro che il Napoli deve superare il turno tutta la vita, perché altrimenti insomma sto male io e tutti gli altri tifosi, quindi questo è un fatto importantissimo. Poi ci sta è il la problema. Parte più importante di quest'anno solare, questo poi, Benfica sì, Napoli. Sì, sì. Poi ci sta il problema che se non dovessimo passare il turno, la Juventus diventa ancora più ricca, e questo sarebbe un altro grosso problema. Mi dispiacerebbe soltanto che tutti questi soldi che sono in ballo, il nostro presidente non li spendesse. E se li mettesse tutti quanti in tasca, nel mano a mano. Perché Natale deve fare la spesa, poverino. Visto pure che il cinepanettone, che andrà prossimamente. Giustamente si parla tutto l'anno di cinepanettone quando si fanno riferimento a De Laurentiis, se a Natale deve essere categorico, come una poltrona per due. Lui è il cinepanettaro per antonomasia. Lo sanno tutti. No, appunto, quindi proprio mai come in questo periodo. Per il resto non fa altro. Oramai non mi sembra che lui produca altre qualità di cinema, è quello il massimo che riesce a fare durante l'anno. Tu lo andrai a vedere Natale a Londra? Io andrò a vedere Natale a Londra. Mi sono fatto fare. Perché pure io mi faccio fare festo. Mi sono fatto fare festo l'anno scorso per andare a vedere quel film con l'unica nota positiva era Peppino Di Capri, da attore, è stato anche simpatico. Star Wars, sì. non mi ricordo come si chiamasse, era un cinepanettone, era il cinepanettone. Natale col boss, siamo andati a vederlo perché lui all'ultima partita ci ha fatto questa promessa di comprare non so chi e poi sono arrivati Regini. E grazie. Quindi notizia Leopoldo Pozza col bluff. C'è cascato. Ci sono cascato. Certo, cioè, da tifoso, quale sono, è normale. Se lui mi promette di acquistare, ci mandate più gente al cinema, quanti più è possibile. Io ci vado, non si sa mai, può darsi che veramente lui possa commuoversi e comprarci un campione, quello che sia. E invece sono arrivati. Purtroppo Regini, che sta giocando anche degnamente nella Sampdoria. Io l'ho visto ieri, gioca bene, ma allora perché non ha giocato? Anche se lo stesso. Noi lo sappiamo perché non ha giocato e non l'ha fatto giocare né a lui e né a Grassi. Sì, però anche Grassi. Altri calciatori e lui non glieli ha comprati. Anche Grassi fatica a trovare spazio in Atalanta, lo stesso Gasperini. Questo è. Sì, ma ha giocato, ma sta trovando un po'. Siamo sempre spazi. Alle solite. Il pesce puzza dalla testa, i miei signori, e noi sappiamo qual è la testa che puzza. Sergio Curcio, torniamo per un attimo, torniamo a parlare di Benfica-Napoli e della partita che attenzione che io che ti aspetti. Prima di parlare di Benfica-Napoli, io vorrei dire, ma a questi ucraini il 1,5 milioni della vittoria contro il Besiktas, perché tanto vale una partita vinta in Champions, basterà o... ci può essere dell'altro? E mamma li turchi, hai visto mai che pensano ai 30 milioncini che potrebbero incassare se passano il turno? Ecco, prima di tutto puntiamo sulla professionalità di questi giocatori ucraini.
Allora siamo attenzione, caro avvocato. E attenzione, quindi Massima. Attenzione, se profondono lo stesso impegno. Attenzione Massima, perché io credo che la Dinamo non sia inferiore al Besiktas. È la squadra più scarsa il Besiktas. E vediamo invece alla partita di Lisbona. Guardate che dire chi giocherà, come deve giocare, è difficile, perché lì l'ambiente sarà particolarmente caldo, saranno quasi 70.000 persone, è una partita da ultima spiaggia per il Benfica, e rifacendomi a quello che disse l'allenatore, come ricordava Pasquale, la famosa maledizione, io spero che per loro sia una specie di finale, perché le finali le devono perdere e le stanno regolarmente perdendo tutte da 30 e più anni a questa parte, è chiaro. Quindi il Benfica è una squadra importante, esperta. Il Napoli credo che non sia da meno. Sarri ritengo che stia crescendo, che ne dica il nostro ex PM, oggi difensore di se stesso, il quale sottolineava l'insipienza tattica di Sarri. Sarri ha giocato contro l'Inter, favorita dal modo di giocare dall'Inter, ma scegliendo i giocatori giusti per quella squadra, per quell'avversario. Quindi toccherà a lui fare le scelte giuste anche domani sera al Deluz. E io credo che potrebbe esserci una sorpresa, soprattutto a centrocampo, dove potrebbe giocare Allan e non Zielinski dal primo minuto, proprio perché il Napoli potrebbe aver bisogno di un giocatore di sostanza e di nerbo in mezzo al campo, più capace in fase interdittiva, e paradossalmente quindi far giocare Mertens magari al posto di Insigne o al posto di Gabbiadini. Ed è qui l'unico vero dilemma del tridente d'attacco, perché se giochi di ripartenza probabilmente Mertens può essere utile assieme ad Insigne, che sta attraversando un momento molto buono di forma, direi che anche psicologicamente si è scrollato di dosso quella specie di malanimo che quasi sembrava avere nei confronti anche del presidente per via del rinnovo. E quindi se invece il Napoli dovesse giocare aggredendo a centrocampo in un certo modo, Gabbiadini potrebbe essere l'uomo d'area che con i difensori lusitani potrebbe trovare lo spunto vincente. Ma anche quello... perché loro avranno Grimaldo che non gioca e dovrebbe giocare un adattato a sinistra al posto appunto del titolare di Grimaldo, che pare non ce la faccia recuperare. Io però quello che mi... È un disadattato di un adattato. Vabbè, un adattato che si disadatti. Cioè, io però quello che mi chiedo è che, dato che si parla appunto di una partita fondamentale ed è inutile nasconderci così, è con tutti questi, diciamo, novellini della Champions, a partire proprio dallo stesso allenatore, lo stesso Gabbiadini, che per settimane, per intere puntate abbiamo catechizzato, l'abbiamo definito un giocatore... in generale, sono molto vago. Come giocatore di questa enorme personalità, e possiamo metterci anche altri giocatori che per motivi anagrafici mancano, difettano di questa personalità, di questa sostanza caratteriale, ecco. Effettivamente non partiamo svantaggiati contro una squadra che invece è abituata ad andare in finale, le perde ma arriva in finale. La pratica qualificazione il Napoli doveva metterla in frigo prima, in casa contro il Besiktas e contro la Dinamo di Kiev, che erano due gare abbordabili. È scomodo, è imbarazzante ed è pericoloso andarsi a giocare il passaggio di turno su un campo dove, ripeto, qualsiasi squadra europea può avere dei problemi. Di questo, proprio l'handicap che si può riferire appunto al discorso di questa mancanza di esperienza, di personalità, quanto può pesare proprio? Comunque, può sicuramente pesare, o no Pasquale? Può pesare come? Sicuramente Napoli e Benfica si possono considerare, tolto il top europeo, Bayern, Berea, inutile. Napoli e Benfica si possono considerare tra le squadre più forti. Poi è vero, noi a Napoli non abbiamo, sono quasi tutte, però io ritengo che nel Napoli oggi attuale ci siano due giocatori
che risponde al nome di Amsic e di Cagliacon, che non sfigurerebbero neanche nei top europei, secondo me. E anche Albiol, se mi consente. Albiol che sì, Albiol, si è vista la grandezza del giocatore come Albiol durante Albiol la sua assenza. Albiol fa giocare bene con il Bale. Sì. Fa giocare bene con il Anche se venerdì sera, diciamo che una volta la culibalata ci sta oggi, io domani vorrei che un calciatore del Napoli dimostrasse di avere continuità, perché è stato il migliore in campo venerdì sera contro l'Inter, e questo è Reina. Reina ha fatto una grandissima partita contro l'Inter, sembra purtroppo accendersi. Fino adesso non è stato costante, ha fatto qualche buona parata, poche e molti errori. Domani, forse il discorso negli spogliatoi ha ringalluzzito lui in primis. Si vede che stiamo per arrivare alla fine della trasmissione col verdetto, perché già sta cercando di cadere all'impiedi. Moreno è diventato bravo, grande partita. No, assolutamente. Allora, io ho detto che Reina è stato colpevole. Lei lo definiva il problema del Napoli. Una rondine non fa primavera. Parliamo dopo. Il gioco domani è bello finché dura poco. È stato, allora, Reina è stato protagonista di una grande prestazione. Ho detto semplicemente che deve avere continuità, perché con questo Reina il Napoli può andare lontano in Europa e in campionato. Ma con il Reina di venerdì contro l'Inter, non con quello che si è impappinato su quel tiro una prestazione sontuosa del portiere spagnolo. Dino voleva aggiungere qualcosa sul discorso Europa League. Volevo ricollegarmi all'amico, quello che ha detto prima, l'amico Pasquale, l'amico Curcio. Mi auguro che la professionalità della Dinamo di Kiev, che sappia giocare la sua partita come l'abbia giocata al San Paolo. Il Napoli è normale che deve guardare a se stesso e dentro il suo campo. E non solo questo, perché poi praticamente la squadra deve giocare questa partita fondamentale. E faccio un ricorso storico: mi auguro che non siano determinanti quei due gol sciaguratamente presi nella partita di andata, perché se vi ricordate il Napoli di Benitez è uscito con 12 punti. E credo che quell'autorete di Zuniga fu determinante per il passaggio del turno, con la differenza reti. Poi, se mi consenti, volevo salutare il mio gruppo di ascolto, gli amici del gruppo di Sorgeto con Giampaolo Morelli ed Alessandra Coppola, e i friendini con Gianni Peduto e Rosaria Amato. Grazie. E ci accodiamo ai tuoi saluti a questo gruppo di amici. Signori, è il momento di fare le cose serie, serissime, passando la parola ai nostri amici avvocati. Prego. No, parola chiaramente adesso tocca PM. A lei per prima, il PM, la requisitoria del PM. La requisitoria che non è altro che una difesa delle mie precedenti difese da avvocato difensore di Sarri e della squadra. Sarò breve, perché credo che l'attuale difensore si sia già condannato con le sue stesse mani e con le sue stesse parole per quello che ha detto in passato e per quello che ha detto stasera. È un perdente, lo dimostra anche il vestito, lo ribadisco, e soprattutto il fatto che lui abbia detto una cosa importante. Obiezione, gli ultimi quattro processi sono stati vinti dall'accusa. Ha detto anche il se calcio, non c'era, sono stati vinti convinto. Dall'accusa. Il calcio, il calcio... Li ho vinti io. Interrompe perché non sa che dire. Il calcio vive delle verità del momento. Le verità del momento sono quelle del campo e non sono i numeri che ha dettato lui, perché il Napoli con i numeri si è sempre trovato avvantaggiato in termini di possesso palla, di corsa, di chilometri fatti, di accelerazioni negli ultimi 30 metri. Quindi ribadisco che c'è una componente fondamentale in questo sport che è anche la fortuna. Come ha dimostrato la partita contro l'Inter, nella quale il Napoli ha rischiato perlomeno di capitolare 2-3 volte, e ai lui si è trovato di fronte un Reina che si è riappropriato del suo ruolo di leader carismatico e soprattutto anche di grande portiere ancora in attività. Per cui io non posso che dire, per favore, respingete
le tesi dell'attuale difensore dei sapientoni e dei catastrofisti, tra i quali ascrivo anche il buon Enzo Famiglietti, in buona fede, per l'amor di Dio, ma sta sbagliando da un po' di tempo. E vorrei chiudere, visto che lui chiuse con l'ultima lettera di San Paoli, domenica, con una citazione dantesca. Ulisse disse: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Ecco, domani sera il Napoli dovrà proseguire con virtute e conoscenza la sua corsa verso gli ottavi di Champions. Grazie avvocato, anche riferimenti danteschi, citazionismo, questa trasmissione si alza sempre allora, più di livello. Prego PM Famiglietti. La storia del calcio ci insegna che ogni squadra e ogni allenatore saranno sempre nel mirino della critica laddove i risultati non arriveranno. L'avvocato Curcio e anche i nostri ospiti sono, non dico vecchi, ma maturi abbastanza da ricordare alcuni episodi della storia del calcio. Per esempio, siamo vecchi, Pasquale. Mi viene in mente, mi viene in mente il mondiale di Spagna dell'82, in cui dopo i primi tre scialbi pareggi il povero Berzot venne crocifisso dalla stampa. Lo stesso Gianni Brera, che era inviato in Spagna, fu molto critico nei confronti di Berzot. Poi improvvisamente nello scetticismo generale, il vecchio Berzot con la sua Italia batterono un'Argentina favoritissima e quindi l'opinione, le critiche, le posizioni degli osservatori cambiarono. E la storia del calcio che ci insegna che nessun allenatore è mai al 100% saldo della propria posizione, della propria panchina e delle proprie idee. Nel momento in cui la sua squadra vince, è chiaro che la panchina diventa più salda. Sarri, che aveva vinto solo 3 partite su 11, era finito nel mirino degli osservatori. Poi la partita contro l'Inter ha cambiato la posizione di tutti, ma non è la situazione del Napoli adesso, è la storia del calcio che altrimenti non sarebbe lo sport più bello del mondo. Quindi chiediamo formalmente di assolvere assoluzione, i assoluzione di Sarri, totale. Perché in quel momento molto le critiche erano giuste. Certo, perché non esistevano disfattisti, catastrofisti o peggio ancora soloni, una parola che non è proprio contemplata nel vocabolario della lingua italiana. Esistevano solamente delle critiche attuali per quella che era la situazione. Di bronzo stasera l'avvocato Famiglietti, che è unica. Sergio, guardate, dobbiamo chiudere. È riuscito a smentire se stesso. Bravo, bravo, bravo. È solamente la saggezza che chi segue, e racconta il calcio da tanti anni deve avere. Signore, dobbiamo chiudere, o meglio, dobbiamo prima salutare e poi procedere con l'elettorale del verdetto. Grazie all'avvocato PM per questa sera, Sergio Curcio, che ritroveremo settimana prossima. Grazie a voi. Grazie anche, buonasera a Leopoldo Balsamo. Buonasera ai telespettatori. Buonasera anche a Francesco Infranca, che ritroveremo nel corso delle prossime puntate, già a partire da lunedì prossimo. Buonasera a Dino Di Somma, grazie per essere stato con noi. Volevo dire a Sergio, non vecchi ma usato sicurissimo. Usato sicurissimo, bravo, vuole precisare. Grazie, buonasera a tutti. Glielo devi dire a lui. Grazie anche a Pasquale. Maturi avevo detto, signore, vecchio. Beh, non ci accavaliamo adesso proprio, prego. No, non citerò, non arriverò alle vette di Dante, però vorrei citare Enrico Amere, che disse che il Napoli in Portogallo aveva giocato la miglior partita che una squadra italiana avesse mai giocato a Era il 1976. 0-1. Quindi contiamo su questa scia del citazionismo iniziato proprio a inizio puntata con Enzo Tortora. Grazie quindi a Pasquale Difenso. E speriamo che la migliore partita giocata all'estero sia quella di domani sera. E non sia... un auspicio a cui ci sentiamo tutti quanti, diciamo, di unirci. Grazie a Enzo Famiglietti. E quindi, signori, io non riesco a vedere Walter Vitale perché c'è una colonna, però vabbè, inizio a salutare anticipatamente i due amici, Valentina e Walter, e prego, si legga il verdetto. Allora, la giuria, dopo aver ascoltato le tesi di accusa e difesa e aver valutato con attenzione le varie testimonianze, condanna i disfattisti e i soloni che hanno attaccato troppo presto l'allenatore, non concedendogli le attenuanti della cessione di Higuain e dell'infortunio di Milik.
che hanno influito inevitabilmente e negativamente sul mondo e della piazza. Enzo, nel tuo caso per amicizia puoi ricorrere all'appello. A chi ricorreremo in appello? Ricorreremo in appello, ok, quindi mettete agli atti che ricorreremo, o meglio, l'avvocato ricorrerà in appello. Noi ci vediamo non la prossima settimana, ma mercoledì, subito dopo la partita contro il Benfica. Rimanete sintonizzati su questa rete, appuntamento a mercoledì, ciao. If I kiss, if I held you tight in the morning light, yeah. Would you mind if I said how I felt in the lead tonight again? And I lose my pride, yeah. Would you mind?